Benissimo, buongiorno a tutti. Siamo qui per il webinar sui procedimenti amministrativi per l'acquisto del titolo edilizio per gli interventi relativi al CILA Superbonus, un tema di grande attualità che interessa, diciamo, oltre i tecnici, anche per molti versi i cittadini. È uno dei webinar che ha composto il percorso formativo organizzato assieme alla Regione Piemonte per il personale delle pubbliche amministrazioni della Regione, in particolare per i responsabili degli sportelli unici delle attività produttive, che sono le persone che sono maggiormente a contatto sia con cittadini e imprese per il rilascio delle autorizzazioni delle attività di impresa, nonché anche per i titoli abilitativi in edilizia. Il percorso formativo che è iniziato a dicembre, che ad avuto praticamente una cadenza settimanale, quindi è stato un percorso formativo molto intenso, proseguirà nelle prossime settimane con i webinar che vedete su tematiche di carattere specifico, uno sulla distribuzione dei carburanti, l'altro per gli impianti di energia di fonte rinnovabili e altri per la somministrazione di alimenti e bevande, che sono comunque temi con i quali i responsabili di sportello si trovano quotidianamente a trattare. Sapete che questo ciclo di formazione è dedicato esclusivamente al personale delle amministrazioni della regione, e quindi per iscriversi bisogna assolutamente registrarsi mandando una scheda anagrafica a questo indirizzo Piemonte SUAP. Lo ripeto sempre, anche se ormai siamo in una fase molto avanzata del percorso formativo, però se avete dei colleghi interessati ai prossimi argomenti possono ovviamente accedere previa registrazione e quindi previo invio dei loro riferimenti a piemontesuap@formez.it. A questa pagina di eventi PA, dove vi registrate per ogni webinar, perché ovviamente bisogna registrarsi ad ogni webinar, trovate tutti i programmi, tutte le slide, tutte le registrazioni relative agli incontri precedenti. Si è trattato di un percorso formativo importante che ha affrontato sia tematiche di carattere generale, e quindi sulla disciplina del SUAP, sulla conferenza dei servizi, sulle modifiche introdotte alla legge 241, sia tematiche molto specifiche relative a diverse tipologie di attività di impresa da autorizzare e anche tematiche relative alle procedure in materia di edilizia. Quindi è stato un percorso formativo completo e sicuramente una buona pratica da poter proporre ad altre amministrazioni interessate a un percorso completo, in particolare per i responsabili degli sportelli unici, e che potrà anche essere proposto al Dipartimento della Funzione Pubblica come, diciamo, corso specifico per questa tipologia di personale delle pubbliche amministrazioni. L'incontro di oggi sarà tenuto, dopo questa mia breve introduzione, da Massimo Pugioni, che insieme a Riccardo Roccasalla è stato il nostro esperto che ha affrontato tutta una serie di argomenti, anche perché è anche lui un responsabile di sportello unico,
così come lo è stato e lo è ancora in parte, si occupa sempre di tematiche legate all'attività d'impresa all'interno delle amministrazioni, Riccardo Roccasalva. Vi ricordo che questi sono i temi che saranno trattati, che sono ovviamente molto incentrati sull'acquisizione del titolo abilitativo in edilizia per gli interventi legati al super bonus, altre le semplificazioni introdotte su questo tema dal decreto legge 77 del 21 e i documenti progettuali a corredo della CIGAS, che ovviamente sono un tema molto, molto importante. Vi ricordo che potete porre le domande in chat durante tutta la durata del webinar e nell'ultima mezz'ora Massimo Pugioni risponderà alle domande che sono state poste e quindi per quelle che non sarà stato possibile rispondere durante la durata del webinar, come ogni altra volta, come dopo ogni altro incontro, dopo qualche giorno troverete le risposte, il file con le risposte scritte alla pagina dove vi siete iscritti, che è questa che vedete adesso in questa slide, dove ritroverete la registrazione, le slide e la risposta alle domande che sono state poste. Quindi auguro a tutti una buona partecipazione e procedo con la condivisione delle slide di Massimo Cugioni. Prego, Massimo. Grazie, buongiorno, grazie Francesca, buongiorno a tutti. Oggi approfondiamo il tema, appunto come è stato introdotto, il tema dei procedimenti amministrativi per l'acquisizione del titolo abilitativo edilizio per gli interventi relativi al bonus 110. Si tratta di un intervento di grande interesse, diciamo, in questo momento. L'obiettivo è quello di illustrare in questo, diciamo, argomento molto vasto, che sono gli interventi di cui al bonus 110, quali sono i procedimenti di competenza sostanzialmente comunale per l'acquisizione del titolo abilitativo edilizio. Probabilmente si tratta di una materia che è più di interesse per il SUE che per il SUAP, nel senso che normalmente sono interventi riferiti alle abitazioni private, che quindi come tale rientrano nella competenza dello sportello unico edilizia, però potrebbero esserci dei casi in cui magari gli sportelli coincidono, oppure in alcuni casi residuali potrebbero anche rientrare nella competenza del SUAP. L'argomento, come vi dicevo, è molto vasto e sfaccettato e noi lo affronteremo con un'ottica che è specifica, per cui l'obiettivo, diciamo, di questo webinar non è quello di entrare nel merito di quali sono gli interventi agevolabili, in quale misura e di entrare anche nel merito dell'agevolazione fiscale, se con sconto in fattura, concessione del credito, con recupero negli anni, perché non mi fate domande su questi argomenti, perché vi dico subito, non è diciamo il taglio che intendo dare al webinar, né una mia professionalità specifica. Noi lo guardiamo dal punto di vista delle amministrazioni comunali o anche nel caso dei professionisti, comunque relativamente al titolo abilitativo edilizio, quindi sostanzialmente alla CILA Superbonus che è stata introdotta con il decreto legge 77 del 2021. Questo perché il super bonus 110 è stato introdotto nella sua prima formulazione dal decreto rilancio, quindi dal decreto legge 34 del 2020, che ha introdotto appunto l'articolo 119,
ed è stato oggetto di una successiva importante semplificazione col decreto legge 77 del 2021, che è il decreto legge con cui è stato introdotto il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, quindi il PNRR, che all'articolo 33 e 33 bis principalmente ha introdotto una serie di semplificazioni di natura procedurale per rendere più semplice il procedimento edilizio per l'acquisizione appunto di questi titoli abilitativi. Questo perché il legislatore si è reso conto a distanza di un anno dalla prima introduzione di queste disposizioni su questi interventi agevolati, che c'erano delle difficoltà oggettive alla presentazione delle pratiche relative appunto agli interventi di superbonus, soprattutto per quanto riguarda la verifica dello stato legittimo degli immobili, l'accesso quindi agli atti delle amministrazioni comunali per acquisire i vecchi progetti e verificare la conformità dell'esistente, e come vedremo nel dettaglio tra un attimo, ha introdotto una serie di disposizioni per semplificare, che tuttavia devo dire, da quel che è il mio osservatorio perlomeno, non sono state pienamente comprese dai tecnici, nel senso che io ho riscontrato in questi quasi 2 anni di applicabilità di queste disposizioni una quantità di pratiche di sanatoria, di accertamenti di conformità, mancata SCIA o anche mancata CILA per sanare delle difformità, molte volte di rilievo veramente scarsissimo, come delle modifiche interne, spostamento di tramezzi, spostamento di porte, a volte mi è capitato addirittura riseghe in muri interni, legate poi all'obiettivo di presentare una pratica di super bonus per quella stessa unità immobiliare, come se effettivamente le cose fossero legate. Come vedremo, in realtà non è proprio così, ma ci arriviamo, diciamo, con gradualità. Facciamo un excursus su quelli che sono gli interventi di cui stiamo parlando, ma non perché mi interessi, come vi ho già detto, diciamo, passare in rassegna in maniera analitica tutti gli interventi che sono ammissibili al bonus, ma semplicemente per cercare di inquadrare di che cosa stiamo parlando. Gli interventi per diciamo ammessi al bonus fiscale, super bonus, si dividono in interventi trainanti e interventi trainati. Significa che ci deve essere almeno un intervento trainante obbligatoriamente, e poi si possono associare a questo facoltativamente uno o più interventi trainanti. Quindi trainanti sono obbligatori, trainati sono, diciamo così, facoltativi. Comunque, tra quelli trainanti, quindi essenziali e fondamentali, ci sono tutti gli interventi di isolamento termico delle superfici opache, verticali, orizzontali e inclinate che interessano l'involucro dell'edificio. Sostanzialmente sono i cosiddetti cappotti termici che vengono apposti sulle superfici esterne del fabbricato e anche sulla copertura per ridurre la dispersione termica e quindi migliorare l'isolamento del fabbricato. Oppure gli interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di riscaldamento e climatizzazione invernale, con impianti centralizzati per il riscaldamento e il raffrescamento, la fornitura di acqua calda sanitaria di tipo a condensazione, pompa di calore, impianti ibridi e geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo o impianti di microcogenerazione o collettori solari, nonché solo per i comuni montani l'allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente. Ora, non mi interessa, come dire, esaminare nel dettaglio questa disposizione, ma giusto per capirci, quindi trainanti sono i cappotti termici, la sostituzione di impianti di riscaldamento e climatizzazione con impianti ad alta efficienza, per farla breve. Oppure il primo era, vedete, sulle parti comuni degli edifici, quindi parliamo sostanzialmente di condomini, oppure se parliamo di
edifici unifamiliari o singole unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti, dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno, sempre per la sostituzione degli impianti di riscaldamento e climatizzazione invernale con impianti ad alta efficienza. Che quindi prevede il riscaldamento, il raffrescamento o fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, a pompa di calore, impianti ibridi e geotermici anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici o microcogenerazione o anche esclusivamente per le aree non metanizzate, caldaie a biomassa o esclusivamente per i comuni montani allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente. Comunque parliamo sempre di sostituzione dell'impianto di riscaldamento e climatizzazione con impianti ad alta efficienza. A questi interventi, che sono quelli trainanti che abbiamo visto fino ad ora per l'efficientamento energetico, si possono unire degli altri interventi, che possono essere, vedete, interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio, schermature solari, microcogeneratori in sostituzione di impianti esistenti, posa in opera di finestre comprensive di infissi, schermature solari e sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione o apparecchi ibridi costituiti da pompa di calore integrata con caldaie a condensazione. O posa in opera di generatori d'aria calda, sempre a condensazione, o posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili. E voi direte perché ce li ho sui trainanti se erano citati sui trainanti prima, ma sui trainanti prima, quando parlavamo di condominio, parlavamo solamente di impianto centralizzato, mentre questi, diciamo, si riferiscono anche alle singole unità immobiliari. Ancora interventi finalizzati all'eliminazione di barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi e realizzazione di ogni strumento che attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna. Quindi, oltre a tutto quello che abbiamo visto fino ad ora, oltre a capoti termici, oltre alla sostituzione di impianti di riscaldamento e climatizzazione, oltre alla sostituzione di finestre infissi con relative schermature solari, quindi anche diciamo, tapparelle o persiane e via dicendo, anche interventi finalizzati all'eliminazione di barriere architettoniche, compresi ascensori. Colonnine di ricarica dei veicoli elettrici, questo è sempre nell'ottica dell'efficientamento energetico, installazione di impianti solari fotovoltaici e installazione contestuale successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati. A questi si aggiungono, finora abbiamo visto interventi di efficientamento energetico, a questi si aggiungono interventi per la mitigazione del rischio sismico, che comprendono realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo ai fini antisismici, a condizione che siano eseguiti congiuntamente a uno dei seguenti interventi: o adozione di misure antisismiche, con particolare riguardo all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali, per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, o addirittura demolizione e ricostruzione di interi edifici allo scopo di ridurne il rischio sismico, anche con variazione volumetrica rispetto all'edificio preesistente. Quindi vedete, rientra nel bonus del 110% nel caso di mitigazione del rischio sismico. Anche interventi di notevole rilevanza che possono comprendere, possono arrivare fino alla demolizione e ricostruzione dell'intero edificio per migliorare e adeguare l'edificio stesso ai criteri di riduzione, diciamo, del rischio sismico. Voi capite che stiamo parlando di un ventaglio molto ampio di interventi che, se la stragrande maggioranza rientrano di per sé
Nella definizione della manutenzione straordinaria degli edifici, perché tali sono gli interventi di efficientamento energetico, di modifica e sostituzione degli impianti termici, ma anche di realizzazione di cappotti termici sulle superfici opache disperdenti perimetrali dell'edificio, così anche, ad esempio, la realizzazione di miglioramento, cioè l'eliminazione di barriere architettoniche, ci possono essere degli interventi che sono molto più rilevanti come questi di demolizione e ricostruzione. Vediamo tra un attimo a quale regime amministrativo si applica per l'acquisizione dell'intervento edilizio. La norma ci dice inoltre che per gli interventi di efficientamento energetico, i tecnici abilitati che quindi effettuano la progettazione degli interventi, asseverano il rispetto dei requisiti previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell'articolo 14 del decreto legge 63 del 2013, la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. E per gli interventi di mitigazione del rischio sismico, l'efficacia, in quanto alla riduzione del rischio sismico, appunto, è asseverata dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione lavori e collaudo statico, che devono anche attestare la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Quindi, sostanzialmente, al di là di quelle che sono le asseverazioni comunemente richieste per il titolo edilizio, su cui entriamo nel merito tra un attimo, questa disciplina speciale richiede in particolare che il tecnico professionista abilitato progettista asseveri il rispetto dei requisiti di efficientamento energetico previsti dai decreti citati, che sostanzialmente devono attestare che a seguito dell'intervento l'immobile salga di almeno due classi energetiche rispetto alla situazione ante intervento, nonché il miglioramento del rischio sismico nel caso in cui parliamo di interventi appunto di mitigazione del rischio sismico e la congruità delle spese previste. Questo per cercare di capire che tipo di asseverazione è richiesta al tecnico. Sicuramente in questa asseverazione è prevista una valutazione sulla efficacia dell'intervento, nonché sulla congruità delle spese, ma non è richiesta una verifica di conformità urbanistica dell'immobile. Allora, l'articolo 119,13 ter, che è stato modificato dal decreto legge 77 del 2021 per introdurre un regime semplificato, ci dice che gli interventi di cui al presente articolo, quindi tutti gli interventi che abbiamo passato in rassegna fino a un minuto fa, anche qualora riguardino le parti strutturali degli edifici o i prospetti, salto un attimo, costituiscono manutenzione straordinaria e sono realizzabili mediante una CILA. Allora, da questo sono esclusi solo quelli che comportano la demolizione e ricostruzione degli edifici. Ci sta introducendo, diciamo, delle deroghe. Allora, se è vero, come vi ho detto poco fa, che quegli interventi che abbiamo passato in rassegna nella stragrande maggioranza dei casi rientrano nel concetto di manutenzione straordinaria, noi sappiamo, come abbiamo visto nei webinar, del mese scorso, dove abbiamo passato in rassegna i titoli abilitativi edilizi e le relative categorie di intervento, che gli interventi di manutenzione straordinaria normalmente sono soggetti a CILA quando non riguardano le parti strutturali o i prospetti, mentre sono soggetti a SCIA quando riguardano le parti strutturali e i progetti. Quando parliamo di interventi di efficientamento energetico o di mitigazione del rischio sismico che rientrano nelle definizioni dell'articolo 119 del decreto rilancio, si applica la CILA, che tra l'altro è una CILA speciale, come vediamo ancora tra un attimo, si applica la CILA anche se riguardano le parti strutturali e i prospetti. Quindi abbiamo una esplicita deroga
alla disciplina generale che ci imporrebbe la presentazione di una scia in tutti i casi in cui c'è un interessamento delle parti strutturali o dei prospetti. Quindi, rovesciando il discorso, come vi ho riportato in questo specchietto, quando abbiamo interventi che comportano la demolizione e ricostruzione degli edifici, normalmente ricadiamo nei casi di ristrutturazione edilizia. In realtà ci sono anche alcuni casi che potrebbero rientrare nel concetto di nuova costruzione, sulla base dei criteri generali che vi ho illustrato nei webinar specifici sull'edilizia, e sono soggetti a, come titolo abilitativo, a permesso di costruire o a scia. Poi tra un attimo, lo vediamo. Mentre tutti gli altri interventi ricadono quindi nella definizione di manutenzione straordinaria e si applica la CILA Superbonus, la cosiddetta CILAS speciale, di cui poi vediamo il modulo anche specifico tra un attimo. Allora, per quanto riguarda il regime applicabile, quindi come vi dicevo, gli interventi che comportano demolizione e ricostruzione degli edifici normalmente rientrano nella definizione di ristrutturazione edilizia di cui è l'articolo 3 del DPR 380 del 2001, a meno che non riguardino immobili vincolati ai sensi del codice urbani o ricadenti nei centri storici e ci sia una modifica di volumetria, sagoma, sedime, eccetera. In quei casi rientrano, diciamo, nella definizione di nuova costruzione, ma nella stragrande maggioranza rientrano nella definizione di ristrutturazione edilizia. Quando rientrano in nuova costruzione, sicuramente si applica come regime il permesso di costruire. Quando invece rientrano nella definizione di ristrutturazione edilizia, che sono la stragrande maggioranza dei casi, se comportano modifiche della volumetria complessiva degli edifici, mutamenti di destinazione d'uso negli immobili compresi nei centri storici, o modificazioni della sagoma o della volumetria complessiva dell'edificio dei prospetti di immobili sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 42 del 2004 e la cosiddetta ristrutturazione pesante, si applica il permesso di costruire o in alternativa la scia alternativa al permesso di costruire, mentre tutti gli altri interventi di ristrutturazione edilizia si applica la scia. In questi casi, che quindi riguardano la demolizione e ricostruzione degli edifici e che sono quindi sostanzialmente legati al bonus sismico più che all'efficientamento energetico, perché come abbiamo visto nell'elenco degli interventi che abbiamo passato in rassegna poco fa, la demolizione e ricostruzione è citata espressamente per quanto riguarda gli interventi di mitigazione del rischio sismico, in questi casi non si utilizza la CILAS, non si applicano tutte le semplificazioni che tra un attimo vedremo, occorre quindi attestare lo stato legittimo e presentare un progetto completo per acquisire il titolo ordinario. Mentre tutte le semplificazioni che sono state introdotte anche dal decreto legge 77 del 2021 riguardano tutti quegli interventi che non comportano la demolizione e ricostruzione degli edifici, che sono sicuramente la stragrande maggioranza degli interventi ammessi al bonus 110, perlomeno nella mia esperienza non ho ricevuto neanche uno di demolizione e ricostruzione, li ho ricevuti tutti quanti con la CILAS, ma per carità potrebbe anche succedere soprattutto in aree a rischio sismico maggiore di quello, di quelle in cui chiaramente opero io. Quindi dicevo, gli interventi che non comportano demolizione e ricostruzione degli edifici sono sempre manutenzione straordinaria e sono realizzabili mediante CILA anche quando prevedano interventi sulle parti strutturali o sui prospetti. In questa CILA sono attestati in alternativa o gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell'immobile oggetto dell'intervento o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione, quindi diciamo così, la concessione edilizia, licenza edilizia o permesso di costruire originario, anche in sanatoria. Perché dice, questa è la differenza tra il titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell'immobile o che ne ha consentito la legittimazione, quindi anche a sanatoria.
Oppure in alternativa è sufficiente dichiarare che la costruzione è stata completata in data antecedente al 1° settembre del 1967. Non è necessario fare indagini più approfondite. Il legislatore ci sta dicendo: basta che tu mi dici o il titolo abilitativo originario di quell'immobile, oppure se è stato realizzato prima del 67, basta solo che mi dichiari che è stato realizzato prima del 67 e finisce lì. Non c'è bisogno di fare un esame e ricercare tutti i titoli abilitativi successivi fino a ricostruire lo stato legittimo dell'immobile, perché questo non è condizione per la realizzazione dell'intervento soggetto ad agevolazione fiscale. Questo crea un po' di dubbi interpretativi e anche applicativi, e non è stato compreso benissimo da tutti, né negli uffici tecnici comunali, né a parer mio dai liberi professionisti. Innanzitutto, la citazione del 1° settembre 1967 non è una citazione particolarmente felice, crea un po' di confusione, perché gli immobili realizzati prima del 1° settembre 1967 non sono automaticamente conformi legittimi, potrebbero anche essere totalmente abusivi. La disposizione che prevede che sia sufficiente dichiarare che l'immobile è stato realizzato prima del 1° settembre 67 si riferisce alla commerciabilità degli immobili e esclude, diciamo, dalla nullità degli atti pubblici di trasferimento degli immobili in caso di abusi edilizi, perché noi sappiamo che quando abbiamo degli atti che hanno ad oggetto degli immobili, lo stesso notaio si deve accertare della conformità dell'immobile a pena di nullità dell'atto pubblico, salvo che non si dichiari che è realizzato prima del 1° settembre 67. Questo non significa che tutto quello che è stato realizzato prima del 1° settembre 67 non sia, cioè sia conforme ex lege, e che quindi ci sia una presunzione di conformità, ma è una disposizione che ha un'altra finalità. Ad ogni modo, per quanto riguarda l'ammissibilità dell'intervento ammesso al bonus fiscale 110, è sufficiente dichiarare solo questi elementi. La presentazione della CILA, ecco, è scritto chiaramente nel testo del decreto, non richiede l'attestazione dello stato legittimo di cui all'articolo 9 bis, 1 bis del DPR 380 del 2001. Il quale stato legittimo presuppone la dichiarazione, cioè l'individuazione del titolo abilitativo originario, nonché dei titoli successivi che hanno fino all'ultimo che ha legittimato l'immobile nello stato in cui si trova in questo momento. Quindi non dobbiamo, il tecnico che presenta la CILA, che assevera quindi la CILA, non è tenuto a verificare lo stato legittimo dell'immobile. E io direi anche l'ufficio comunale che riceve questo tipo di pratica non è tenuto ad effettuare indagini in questo senso. E quindi, no, siccome né il richiedente né il tecnico sono tenuti ad asseverare la conformità urbanistica degli immobili, e conseguentemente non sono tenuti a compiere complesse ricerche negli archivi dei comuni prima di poter presentare la pratica per il superbonus 110%. L'obiettivo del legislatore in questo tipo di semplificazione non è quello di introdurre una, come dire, una forma surrettizia di condono edilizio o di sanatoria mascherata, per cui di fatto si passa una spugna su tutto quello che è avvenuto e si consente l'effettuazione di un nuovo intervento che va a sanare anche le magagne di quell'immobile. No, è semplicemente quello di agevolare l'accesso a questo tipo di bonus, quindi sganciarlo dalle verifiche sulla conformità edilizia dell'esistente, per consentire il più possibile e velocizzare anche l'accesso al bonus per tutti i cittadini, a prescindere dallo stato legittimo dell'immobile sul quale si va a intervenire. Quindi, per assurdo, il legislatore sta anche dicendo che il 110 lo puoi applicare anche ad un immobile che ha degli abusi. Questo non significa che la pratica dei 110 sana quegli abusi. Ci dice anche che eventuali
Ecco, la frase che è riportata nel decreto, sì, per assurdo si possono realizzare anche interventi super bonus su immobili abusivi per edifici ante 67. Quindi ci potrebbe essere questo, diciamo, assurdo per cui l'intervento 110 è fattibile ed è ammissibile anche a, come dire, al bonus fiscale. Però l'abuso rimane abuso. Quello che vi dicevo, la norma ci dice resta impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell'immobile oggetto di intervento. Questo significa che l'abuso rimane abuso è soggetto alle sanzioni previste per quella difformità, che possono arrivare sino alla demolizione. Che però, come dire, vanno in un binario separato e non condizionano e non influiscono sull'intervento 110 e sulla e quindi sull'ammissibilità anche del bonus fiscale. Per assurdo, potrei arrivare ad un caso in cui il bonus fiscale è consentito con un immobile che poi dovrebbe essere, in casi estremi, addirittura demolito. Questo perché potrebbe capitare appunto per gli interventi ante 67. Però il legislatore ha fatto questo bilanciamento, come dire, di interessi stabilendo questo regime agevolato. Peraltro, questo si collega poi, perché poi cosa succede? I tecnici, almeno tanti tecnici con cui ho parlato, mi dicono sì, vabbè. È vero che la norma mi dice che io non devo verificare lo stato e dichiarare lo stato legittimo dell'immobile, però poi di fatto quando io presento la pratica sto in qualche modo autodenunciando lo stato attuale dell'immobile e con una verifica d'ufficio il comune potrebbe sempre rilevare la sussistenza di abusi o di irregolarità in quell'immobile e quindi poi sanzionarmi. Quindi di fatto, anche pur non volendolo, mi sto autodenunciando e mi sto esponendo alle sanzioni successive. Ma in realtà, se ben andiamo a guardare il disposto normativo, anche questo è vero fino a un certo punto. Perché la norma ci dice che a corredo di questa CILA S, di questa CILAS speciale, l'elaborato progettuale consiste nella mera descrizione in forma sintetica dell'intervento da realizzare. Basta quindi descrivere che cosa stiamo andando a fare: realizzazione di cappotto, sostituzione dell'impianto termico con un impianto a pompa di calore in genere, eccetera, eccetera. Solo se necessario, a discrezione del progettista. E per una più chiara e compiuta descrizione, il progettista potrà allegare elaborati grafici illustrativi. Questo significa che non è obbligatorio presentare tavole grafiche, diciamo, illustrative dell'intervento, non è obbligatorio per l'interessato, e questo significa di rovescio che il comune, lo sportello unico ricevente, non può chiedere, non può pretendere la presentazione di tavole grafiche. E quindi, tornando al discorso da cui siamo partiti, se il progettista non è obbligato a presentare tavole grafiche illustrative dell'intervento, non è manco obbligato a rappresentare lo stato attuale di quell'immobile e quindi cade anche come dire, l'osservazione secondo cui è in qualche modo un'autodenuncia, perché assolutamente è possibile presentare la CILAS per l'effettuazione dell'intervento 110 senza presentare tavole grafiche. La norma continua poi e ci dice: per gli interventi di edilizia libera di cui all'articolo 6 del DPR 380 al 2001 e correlate norme statali e regionali, è sufficiente una descrizione sintetica dell'intervento inserita direttamente nella modulistica. Allora, questa non deve essere letta in modo, come dire, in modo contrario al senso che voleva avere. Allora, il legislatore ci sta disciplinando la CILAS.
Quindi ci sta parlando di interventi di efficientamento energetico soggetti appunto al bonus fiscale e ci sta dicendo se dentro questa pratica di 110 ci sono anche interventi di edilizia libera, basta che me li citi nella modulistica. Questo non vuol dire, non bisogna rovesciare la frase per dedurre come qualcuno, dico io follemente, ha dedotto che in realtà questa disposizione stava prevedendo la necessità di presentare una CILA anche per gli interventi di edilizia libera. No, gli interventi di edilizia libera sono interventi di edilizia libera, per quelli nulla è dovuto. Qui siamo dentro il caso di un intervento di manutenzione straordinaria, di efficientamento energetico o di mitigazione del rischio sismico. Ci sta solo dicendo, se hai anche quelli, citameli e basta. Non mi devi allegare niente per quelli. Ma se avessi solo quelli, non ci sarebbe nessuna pratica. Ecco, il senso è questo. Allora, l'altra osservazione, perché io queste osservazioni ve le dico perché nella mia esperienza, come vi ho detto in apertura, io ho riscontrato in questi 2 anni una valanga, realmente valanga, di pratiche di sanatoria edilizia finalizzate alla successiva presentazione 110. E quando a qualcuno ho fatto notare, guarda che, per carità, sanare un'irregolarità è sempre cosa buona e giusta. Sarebbe anzi cosa buona e giusta acquisire il titolo abilitativo prima di fare l'intervento. Ma se abbiamo delle difformità, è sempre cosa buona e giusta presentare la pratica per la sanatoria dell'intervento appunto abusivo. Ma non c'è urgenza, non c'è necessità che la sanatoria venga fatta prima di presentare la pratica per il 110, la pratica per la CILAS. Perché, come vi ho detto abbondantemente fino a un secondo fa, la norma prevede che non ci sia attestazione dello stato legittimo dell'immobile e che quindi sostanzialmente la conformità urbanistica della preesistenza non influisca sulla ammissibilità e realizzabilità dell'intervento del 110. E quindi, tornando sempre allo stesso discorso, è possibile presentare una pratica di 110 anche senza la sanatoria, è possibile presentarle in parallelo, soprattutto quando questo tipo la sanatoria avesse magari dei tempi lunghi. Mi è capitato di avere degli immobili che necessitavano di una sanatoria anche dal punto di vista paesaggistico, un accertamento di compatibilità paesaggistica per norma prevede un tempo massimo di 180 giorni che spesso viene anche superato perché sono procedimenti lunghi che necessitano delle verifiche, necessitano della redazione di apposite perizie, quindi insomma. E quello che gli dicevo è tu puoi presentare la pratica ai 110 e fare anche i lavori ai 110 e puoi far andare in parallelo la pratica per la tua sanatoria. Una cosa non condiziona l'altra. Entriamo più nel dettaglio di questo concetto perché poi i tecnici molto spesso mi controbattono e mi dicono sì, vabbè, ma tu parli per te, ma io ho paura dell'Agenzia delle Entrate. Perché l'Agenzia delle Entrate, secondo me, può anche bocciare o richiedere indietro i soldi per una questione di abuso edilizio. Allora, i casi di decadenza dei benefici fiscali sono disciplinati in generale dall'articolo 49 del DPR 380 del 2001, che ci dice, fate salve le sanzioni, che sono quelle le sanzioni per gli interventi appunto abusivi, gli interventi abusivi realizzati in assenza di titolo o in contrasto con lo stesso o sulla base di un titolo successivamente annullato, non beneficiano delle agevolazioni fiscali previste dalle norme vigenti, né di contributi o altre provvidenze dello Stato o di enti pubblici. Ci mancherebbe altro, il legislatore ci sta dando un principio generale per cui ci dice se tu hai degli abusi non puoi avere delle agevolazioni fiscali. Però ci dice anche che questo contrasto, quindi in assenza di titolo o in contrasto con lo stesso, il contrasto deve essere di sostanza, quindi deve riguardare violazioni di altezza, di stacchi, cubatura o superficie coperta che eccedano per singola unità immobiliare il 2% delle misure prescritte. Certo, perché se stessero sotto il 2% rientrerebbero nel concetto di tolleranza edilizia e quindi sostanzialmente non sono abusi.
Quindi ci devono essere violazioni di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta, o mancato rispetto delle destinazioni e degli allineamenti indicati nel programma di fabbricazione, nel piano regolatore generale e nei piani particolareggiati di esecuzione. Stiamo parlando di abusi di, diciamo, rilevante sostanza, ecco, non certamente di quelle difformità endemiche, per usare un termine un po' in voga in questo periodo, che riscontriamo in tantissime unità immobiliari, che però in genere sono difformità di distribuzione interna e piccole modifiche di questo tipo, che non rientrano sicuramente in violazioni di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta. È fatto obbligo al comune che rilevasse per l'appunto questo abuso di segnalare all'amministrazione finanziaria entro 3 mesi dall'ultimazione dei lavori o della segnalazione certificata di quell'articolo 24, ovvero dall'annullamento del titolo edilizio, ogni inosservanza comportante la decadenza di cui al comma precedente. Il diritto dell'amministrazione finanziaria a recuperare le imposte dovute si prescrive col decorso di 3 anni dalla data di ricezione della segnalazione del comune. Il responsabile è. Scusate, il committente è responsabile dei danni nei confronti degli aventi causa. Questo, diciamo, è la disciplina generale che prevede, come dire, la decadenza dai benefici fiscali per gli immobili abusivi. Nei nostri casi, gli interventi 110, come abbiamo visto prima, li possiamo dividere in due grandi tronconi: quelli comportanti la demolizione e ricostruzione degli edifici e quelli non comportanti demolizione e ricostruzione degli edifici. Per quelli comportanti demolizione e ricostruzione degli edifici per cui si applica la SCIA o il permesso di costruire, i casi di decadenza di quell'articolo 49 operano sempre. Quindi dobbiamo far riferimento effettivamente a questa disciplina per la decadenza, ma d'altronde in quei casi non si applica la CILAS, si applica la SCIA o il permesso di costruire, è necessario verificare lo stato legittimo dell'immobile, è necessario presentare un progetto completo, si applicano le disposizioni ordinarie. Invece, per gli interventi CILAS di cui stiamo parlando, quindi quelli che non comportano demolizione e ricostruzione, i casi di decadenza di cui all'articolo 49 del DPR 380 operano solo in alcuni casi espressamente previsti, che sono indicati espressamente dalla norma speciale. Vedete, per gli interventi di cui al presente comma, ci dice la legge, quindi quelli che non comportano demolizione e ricostruzione, la decadenza del beneficio fiscale prevista dall'articolo 49 dell'IPR 380 del 2001 opera esclusivamente nei seguenti casi: mancata presentazione della CILA, quindi è chiaro che non sono agevolabili gli interventi se non è stata presentata la CILA. Oppure gli interventi sono realizzati in difformità dalla CILA, quindi tu nella CILA mi hai detto che facevi una cosa, in realtà ne hai fatto un'altra. Assenza dell'attestazione dei dati di cui al secondo periodo. Quindi, assenza della dichiarazione o degli estremi del titolo abilitativo originario o del fatto che l'immobile è stato realizzato prima del 67. Oppure non corrispondenza al vero delle attestazioni ai sensi del comma 14, quindi attestazioni o asseverazioni false o mendaci. Quindi, come vedete, non è prevista la decadenza del beneficio fiscale in caso di abusi edilizi nell'immobile, ma solo mancata presentazione della CILA, difformità. Opere eseguite in difformità dalla CILA, mancata attestazione non dello stato legittimo dell'immobile, ma del titolo abilitativo originario o del fatto che è stato realizzato ante 67, o dichiarazioni di falso mendaci. Viene da sé che, siccome nelle dichiarazioni e nelle attestazioni non è previsto il fatto che si debba attestare lo stato legittimo dell'immobile, non ci può essere una dichiarazione mendaci in tal senso. Una dichiarazione mendace potrebbe essere, ad esempio, il fatto che io abbia dichiarato che l'immobile è stato realizzato prima del 67, quando poi invece si va a riscontrare che è stato realizzato dopo il 67. Quella è una dichiarazione mendace. Oppure se ho dichiarato gli estremi di un titolo abilitativo originario che in realtà non esiste oppure non è riferito a quell'immobile. Questa potrebbe essere una dichiarazione falsa mendace, ma non il fatto che ci siano difformità nell'immobile.
Ecco, questo è giusto per chiudere il discorso sulla semplificazione fortissima che è stata introdotta col decreto legge 77 del 2021 sul rapporto tra l'intervento di CILAS, quindi 110, con la conformità edilizia urbanistica dell'immobile su cui si sta andando ad intervenire. Poi ci dicono, c'è un'altra disposizione che ci dice le violazioni meramente formali che non arrecano pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo non comportano la decadenza delle agevolazioni fiscali limitatamente all'irregolarità o omissione riscontrata. Nel caso in cui le violazioni riscontrate nell'ambito dei controlli da parte delle autorità competenti siano rilevanti ai fini dell'erogazione degli incentivi, la decadenza del beneficio si applica limitatamente al singolo intervento oggetto di irregolarità o omissione. Questo perché il legislatore qui chiaramente vuole scongiurare il fatto che sia complicato accedere al beneficio fiscale per via del fatto che i professionisti possano aver paura che per problemi anche di natura formale possa essere revocato il beneficio fiscale quando poi magari gli interventi hanno riguardato decine di migliaia di euro e quindi si trovino a rispondere ai committenti che magari, a cui magari è stato, come dire, revocato il beneficio fiscale, che si ritrovano a pagare un sacco di soldi per un intervento che doveva essere in realtà pagato sostanzialmente dall'agevolazione fiscale. Ecco. E ci dice: guardate, le violazioni formali non fanno decadere il beneficio. Altre semplificazioni procedurali che sono state previste dalla norma relativamente sempre al super bonus. Si riferiscono alle varianti in corso d'opera e alla segnalazione di agibilità. La norma ci dice che in caso di varianti in corso d'opera, queste sono comunicate alla fine dei lavori e costituiscono integrazione della CILA presentata. Sembrerebbe prevedere che quindi intanto vale il principio che già vale anche per la SCIA, per cui le varianti in corso d'opera possono essere comunicate purché prima della fine dei lavori e quindi si può, come dire, proseguire la lavorazione anche in variante, riservandosi di comunicarla entro la fine dei lavori, salvo ovviamente che questa variante non vada a incidere su profili per i quali è necessario acquisire titoli abilitativi espressi. Se io faccio una modifica che è soggetta all'autorizzazione paesaggistica, l'autorizzazione paesaggistica la devo acquisire prima di realizzare il progetto modificato perché diciamo non lo posso acquisire postumo dopo. Comunque, detto in questi termini, io comprendo che non è necessario presentare una pratica di variante, ma posso semplicemente integrare quella CILAS che ho presentato originariamente con degli elaborati aggiornati in fase di fine lavori. E questa è sicuramente una semplificazione che tra l'altro è discussa anche in generale come principio da introdurre per tutti gli interventi soggetti a CILA e forse anche a SCIA, cioè anziché chiedere la presentazione di una nuova pratica, consentire semplicemente l'integrazione della pratica originaria con gli elaborati aggiornati, purché prima della fine dei lavori. Ancora, il decreto ci dice che non è richiesta alla conclusione dei lavori la segnalazione certificata di agibilità, di quindi la SCIA di cui è l'articolo 24 del DPR 380 del 2001. In caso di interventi di efficientamento energetico o mitigazione del rischio sismico soggetti al bonus fiscale 110, a termine dei lavori non è necessario presentare una nuova agibilità. E anche questa è una semplificazione procedurale. Tutte queste disposizioni sono state tradotte con l'approvazione lo scorso 4 agosto di un modulo di CILA specifico per questa tipologia di interventi, che è il CILAS, CILA Superbonus. È stato approvato in conferenza unificata il 4 agosto 2021, lo scorriamo velocemente adesso, due considerazioni mi preme dirvi. La prima è che
Il modulo, come dicevo, è stato approvato il 4 agosto del 2021. La norma sul superbonus è in vigore da maggio del 2020. Un altro delirio che si è scatenato dopo il 4 agosto 2021, perlomeno dal mio osservatorio sempre, è quello dei tecnici che si sono precipitati a presentare pratiche per interventi di cui avevano già per i quali avevano già presentato la SCIA per presentare il nuovo modulo. No, il nuovo modulo è una semplificazione. Ma chi aveva presentato la pratica con la CILA prima del 4 agosto 2021, utilizzando il modulo di CILA normale, che non è che non deve presentare il nuovo modulo di CILAS dopo il 4 agosto 2021. Queste sono a volte le interpretazioni miopi di alcuni tecnici, ma anche di alcune amministrazioni, che ci mancherebbe altro che io debba buttare, come dire, alla discarica, se volete, tutto il lavoro che ho fatto sul 110 prima del 4 agosto del 2021, perché dopo è stato introdotto un modulo. No, il modulo è un intervento di semplificazione, non un intervento di complicazione. Tutto quello che è stato fatto prima resta valido. Poi ci sono anche delle aberrazioni, per cui il fatto di aver previsto salto un secondo indietro. Tra i casi di decadenza del beneficio fiscale, la mancata presentazione della CILA e poi aver creato un modulo specifico di CILAS crea a volte delle interpretazioni un po' talebane, per dirla così, nel senso che nei webinar che abbiamo fatto nelle scorse settimane sull'intervento edilizio, io vi ho detto in tutte le lingue che l'intervento edilizio deve essere sempre valutato nel suo complesso e si deve applicare il titolo abilitativo più gravoso che corrisponde alla categoria edilizia a cui lo devo ascrivere guardandolo nel complesso. Il fatto di aver previsto un modulo specifico per la CILA Superbonus e di aver anche previsto tra i motivi di decadenza del bonus la mancata presentazione della CILA ci dà in qualche modo un'eccezione a questo principio, per cui se io avessi un intervento di superbonus che è abbinato ad un altro intervento sul medesimo immobile che mi manda tutto l'intervento, ad esempio in SCIA, normalmente vi direi presentate solo la SCIA, direi si presenta solo la SCIA perché la SCIA assorbe la CILA, ma in questo caso, siccome gli interventi superbonus sono soggetti a CILA e la presentazione della CILA, la mancata presentazione della CILA, scusate, è motivo di decadenza, vi dico, tra il vedere e il non vedere, io anche ai miei utenti dico, in un caso del genere, presentami la SCIA, ma presentami anche la CILAS, perché non si sa. È, come dire, il rovescio della medaglia dell'eccessiva semplificazione, se volete. Ad ogni modo, questo modulo contiene indicazioni sulla titolarità dell'intervento su opere, su parti comuni o modifiche esterne. Vedete, chiede qual è il titolo alla presentazione della pratica, quindi come proprietario, come comproprietario, come amministratore del condominio, eccetera. Ci dice se il soggetto dichiarante ha titolarità esclusiva o non esclusiva, e poi ci chiede di precisare se le opere sono su parti comuni, se non riguardano parti comuni, se riguardano sia parti comuni sia parti dell'immobile di proprietà esclusiva, come risulta dall'allegato soggetti coinvolti. Ecco, nonostante questo cosa vi dice? Che quando abbiamo un intervento su un condominio, normalmente io ho un'unica pratica dove mi si descrivono sia le opere sulle parti comuni che le opere sulle singole unità immobiliari e, come suggerisce la stessa modulistica, nell'allegato soggetti coinvolti devo indicare tutti i proprietari. Mi è capitato anche l'assurdo di condomini che hanno preteso di presentare 20 pratiche perché erano 20 condomini e volevano presentare una CILAS per ciascuno di essi, dicendomi è l'Agenzia delle Entrate che lo richiede. Non mi risulta assolutamente, anche perché il modulo contempla e prevede assolutamente il caso di una pratica che riguarda sia interventi sulle parti comuni che sulle singole unità immobiliari. Dopodiché ci chiede di indicare se sono necessari altri atti di assenso, segnalazioni o comunicazioni, per cui se ci sono ulteriori comunicazioni o segnalazioni avremo fondamentalmente una pluralità di comunicazioni o una SCIA unica, oppure potrei avere anche una CILA condizionata se sono necessari atti di assenso espressi, come ad esempio l'autorizzazione paesaggistica.
ci chiede di indicare se l'intervento, quando avranno inizio i lavori, oppure se si tratta di comunicazione condizionata. Quindi è necessario acquisire titoli espressi. Contempla il caso della variante in corso d'opera ad una CILA presentata precedentemente. E vedete, prevede anche il fatto di una variante col 110, quindi costituisce integrazione alla pratica precedente relativa a interventi edilizi non soggetti a superbonus. Mi è capitato anche di ricevere pratiche con questa casistica. Ancora, vedete qui le dichiarazioni dell'interessato sul titolo abilitativi precedenti. Vi faccio notare che queste dichiarazioni sono poste in capo all'interessato e non al tecnico. Quindi se è stata realizzata prima del 1° settembre 67 oppure di indicare semplicemente gli estremi del titolo abilitativo originario, che sia un titolo attivo o un titolo a sanatoria, ecco la differenza tra F2 e F3. È stata autorizzata la seguente titolo edilizio, permesso di costruire numero, quello è il titolo originario, oppure è stata legittimata la seguente titolo, quello è il caso del permesso di costruire o concessione edilizia a sanatoria. Indicazione dell'impresa esecutrice dei lavori. Ecco, la dichiarazione del progettista è in realtà molto scarna, perché il progettista deve dichiarare se si tratta di interventi di efficientamento energetico o interventi di riduzione del rischio sismico, deve descrivere sinteticamente i lavori, deve indicare quali altre comunicazioni, segnalazioni o osservazioni sono necessarie e quali atti di assenso espressi sono necessari per la realizzazione di quell'intervento. Quindi questo sì lo deve fare, deve verificare se per quell'intervento sono necessari ulteriori titoli abilitativi. E infine, vedete, il progettista in qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità, esperiti necessari accertamenti di carattere urbanistico, edilizio, statico, igienico e a seguito del sopralluogo, assevera che gli interventi compiutamente descritti nell'elaborato progettuale o nella parte descrittiva sono conformi alla vigente disciplina urbanistica ed edilizia. Questa è l'asseverazione, questo è quello che il tecnico assevera, semplicemente che gli interventi sono conformi alla vigente disciplina urbanistica ed edilizia. Non sta asseverando la conformità né tutto quello che in realtà che più i tecnici temono, ecco. Come illustrazione io mi fermo qui. Adesso vediamo quante domande sono arrivate. Mi sembra non tante, ma vediamo. Allora, il tecnico istruttore della CILAS non è tenuto a richiedere la tavola progettuale, ad esempio per l'inserimento di pannelli fotovoltaici sulla falda del tetto, in quanto trattasi di modifica dello stato esistente. Eh sì, come vi ho detto, l'elaborato progettuale lo prevede espressamente la norma. Dov'è che era? Allora, no, non è qui, è più avanti. Eccolo qui, consiste nella mera descrizione in forma sintetica dell'intervento da realizzare. Solo se necessario per una più chiara e compiuta descrizione, il progettista può allegare elaborati grafici illustrativi. Il tecnico istruttore comunale non può pretendere la presentazione di elaborati grafici perché la norma li prevede espressamente come facoltativi. A meno che ovviamente non ci siano autorizzazioni espresse legate alla presenza di vincoli sull'area o sull'immobile che impongono appunto l'acquisizione di ulteriori titoli abilitativi per i quali invece gli elaborati grafici sono necessari. Se ho bisogno di un'autorizzazione paesaggistica, anche se anche su quelli in realtà nella stragrande maggioranza dei casi dovrei essere in caso di esenzione. Ma se è necessaria l'autorizzazione paesaggistica, l'elaborato grafico è necessario per l'acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica e quindi glielo chiedo. Ma glielo chiedo per la paesaggistica, non per la CILAS, se vi è chiaro. L'intervento superbonus è ammissibile anche se c'è un abuso, ma se l'ufficio rileva delle difformità, viene richiesta la produzione di una pratica in sanatoria. Certo.
Nel lavoro quotidiano i progettisti si confrontano prima di presentare le CILAS e spesso emergono difformità tra i titoli edilizi esistenti e lo stato di fatto, per cui il tecnico comunale non può non rilevare la necessità di sanatoria, ancorché sganciata dal bonus. Sì, certo, se rileva che ci sono delle difformità, è chiaro che deve, come dire, agire secondo le norme che prevedono la sanatoria, però questo non condiziona la realizzabilità dell'intervento 110. Inoltre, non è detto che lo rilevi, proprio perché, siccome non è obbligatorio presentare le tavole grafiche progettuali, io potrei benissimo proprio non essere in condizioni di rilevare le difformità preesistenti, proprio perché non me le deve rappresentare lo stato di fatto. Neanche lo stato di progetto, quindi mi deve solo dire che cosa vuole fare. Poi un'altra cosa che volevo dire su questo, poi potrebbe anche capitare, perché la norma ce lo consente, di effettuare delle verifiche a campione su questo tipo di pratiche, sulle CILAS, e quindi potrei anche avere una CILAS in cui mi è stato presentato dall'interesse, cioè dal tecnico abilitato, un elaborato grafico da cui si può anche rilevare la difformità rispetto allo stato legittimato, ma io potrei anche non rilevarlo io comune, perché magari quella pratica non rientra tra il mio campione soggetto a verifica, sempre che ovviamente sia comune che ha disciplinato l'effettuazione di controlli a campione su questo tipo di pratiche. Su questo l'approfondimento l'ho fatto nel webinar in cui ho parlato dei controlli sulla scia, anche se parlavo della scia, non della cila, però sostanzialmente il concetto è analogo. Se non vi è una verifica o regolarizzazione, ancorché non richiesta per interventi superbonus, si posticipa il problema degli abusi al prossimo intervento ordinario. Per quello i professionisti preferiscono sanare e regolarizzare gli abusi quando questo è fattibile. Sì, io sono d'accordo su tutto. Come vi ho detto, non è che sia sbagliato sanare, ma assolutamente no. Sanare è sempre giusto. Quello che è sbagliato è pensare che la sanatoria o l'esito di quella sanatoria condizioni la fattibilità dell'intervento di efficientamento energetico soggetto a superbonus. Questo è sbagliato, perché se sanare è giustissimo, se rilevare l'abuso è giustissimo, invitare a sanare o applicare la sanzione è sacrosanto. Quel che è sbagliato è pensare che se io non faccio prima la sanatoria non posso fare il 110. Questo è quello che il legislatore ha voluto evitare. Evitare che tante persone, tanti proprietari di immobili rimanessero fuori da questa agevolazione fiscale proprio perché avevano delle irregolarità, a volte anche di banalissima rilevanza, sul proprio immobile. È per questo che è intervenuto dicendo no, lo stato legittimo dell'immobile non influisce sul 110. Il 110 lo puoi fare comunque. Poi l'abuso rimane abuso, sanatelo prima, durante o dopo, come preferisci. Prima lo sani, meglio è, ma non condiziona l'intervento di superbonus. Il concetto è quello. Ecco, io poi, come dire, egoisticamente, questa cosa glielo dico proprio perché, allora, se ritengo giustissimo sanare tutto, penso anche che un altro concetto da tenere in considerazione è il fatto che per voler essere più realisti del re e voler sanare anche a volte delle stupidaggini, perché mi è capitato di ricevere pratiche per sanare delle riseghe di 15 centimetri all'interno dell'immobile realizzate magari in una fase originaria di edificazione di quell'immobile che rientrerebbero nelle tolleranze edilizie per la stessa definizione che nella legge 80 del 2001. A volte l'eccesso di zelo, come dire, provoca anche una paralisi degli uffici che lavorano a vuoto su pratiche inutili per una paura che in realtà non, come dire, non sussiste, perché l'intervento che vuoi andare a fare non è legato a quel tipo di regolarizzazione. Non so se vi è chiaro quello che sto dicendo. Non voglio dire che non,
non sia giusto sanare, ma voglio anche dire che non dobbiamo, che non bisogna cedere, perché altrimenti poi veramente paralizziamo gli uffici delle pubbliche amministrazioni con pratiche inutili. Allora, un'altra domanda. È necessario acquisire endoprocedimenti derivanti dalla presenza di vincoli sull'area su cui ricade il fabbricato oggetto di interventi di efficientamento energetico per cui viene presentata la CILA Superbonus? Credo di aver risposto illustrandovi la pratica. Sì, certo che sì, tant'è che sia nelle dichiarazioni dell'interessato nel modulo di CILA Superbonus mi deve dire se è necessario, sono necessarie ulteriori comunicazioni, segnalazioni o asseverazioni o addirittura acquisizione di atti di assenso espressi e poi me lo deve indicare anche il tecnico progettista che mi deve indicare comunicazioni, segnalazioni con relativa autorità competente o tipologia di atto espresso da acquisire e relativa autorità competente. E quindi poi io applicherò un regime amministrativo corrispondente, nel caso in cui abbia atti espressi, avrò una comunicazione condizionata, quindi l'efficacia, la possibilità di iniziare i lavori è condizionata all'acquisizione degli atti espressi, oppure le ulteriori comunicazioni, segnalazioni o asseverazioni vanno in parallelo. Ancora. In alcuni casi gli interventi riguardano il centro storico, per cui l'installazione dei pannelli in copertura è soggetta al parere della sovrintendenza, pertanto dovrei bloccare la CILAS e chiedere un'autorizzazione semplificata. Certo, perché se è necessario l'autorizzazione paesaggistica, comunque deve essere una comunicazione condizionata. Questo può comportare in fase di controlli successivi un problema con l'Agenzia delle Entrate. Non direi, ma cioè in questo caso dovrei avere già nella modulistica indicato che è necessaria un'autorizzazione paesaggistica e quindi che quella è una comunicazione condizionata. Se questo non è indicato, deve essere ovviamente l'ufficio a inibire la prosecuzione alla realizzazione di quell'intervento e poi o la pratica viene regolarizzata oppure viene ripresentata nuova. Certo, se non viene regolarizzata l'autorizzazione paesaggistica, non viene richiesta, quella CILA rimane inefficace e quindi quell'intervento, se viene effettuato, è effettuato abusivamente e quindi in assenza di CIA, scusate, in assenza di CILA, e quindi certo che l'Agenzia delle Entrate potrebbe, e poi è un problema che comporta la decadenza dal beneficio fiscale, questo sì, ma non se lo regolarizza, se lo regolarizza tutto viene messo a posto. Allora, la legge regionale piemontese 19 del 2018, l'articolo 140, ha previsto che alle pratiche edilizie sia allegata la lettera di affidamento professionale, pena sospensione del procedimento amministrativo. Derivando da una norma regionale, va comunque chiesta per la CILAS? Francamente, non conosco la norma regionale, mi riservo di verificarla. Perché voglio vedere che cosa dice espressamente, se si applica anche alle CILAS o se ad esempio si applica solo ai permessi di costruire o alle SCIA. Lo verifico e poi rispondo per iscritto, perché non conoscendola non mi sento. In Piemonte, in merito alle tolleranze, abbiamo una specifica disposizione regionale, la DGR, del 14 gennaio 2022, che qualche problema lo risolve in merito a piccole difformità progettuali. Sì, conosco, l'ho vista e sono assolutamente d'accordo sul fatto che ci siano queste disposizioni che semplificano e prevedono anche ulteriori fattispecie di tolleranze edilizie, perché veramente, come vi dicevo prima, io penso che a volte si esageri con le pratiche di sanatoria quando non sono dovute. Ecco. Ne vedo un'altra domanda. Chiedo scusa, ma ho avuto problemi di collegamento alla rete. Probabilmente ho perso alcune parti del webinar. Può per cortesia dirci quale deve essere il contenuto minimo della relazione descrittiva dell'intervento che può essere l'unico elaborato presentato a corredo della CILAS? Purtroppo recentemente sono pervenute al SUE un paio di CILAS contenenti esclusivamente una relazione neanche troppo dettagliata per la realizzazione di capporti esterni, dalla quale però non si rileva la consistenza edilizia della sagoma del fabbricato da una dettagliata documentazione fotografica. È possibile far regolarizzare la CILAS? Grazie.
Guardate, io francamente vedo comunemente che la qualità progettuale è abbastanza scarsa e anche a me sono capitate relazioni particolarmente scarne, ma come dire, la norma ci dice semplicemente descrizione in forma sintetica dell'intervento da realizzare. Ora, per quanto riguarda il comune, secondo me è un problema di scarsa rilevanza, a meno che non abbiamo dei vincoli, come nel caso che dicevamo prima della paesaggistica, eccetera. Francamente, non è che secondo me gli si debba richiedere un contenuto minimo a questa relazione, anche perché voglio dire, lo spessore del cappotto in ogni caso non deve essere computato né volumetricamente né a livello di sagoma. Per cui che sia spesso 5, 10, 12, francamente, dal punto di vista edilizio, poco ci cambia. Secondo me il problema, più che del comune e del SUE, è un problema dell'Agenzia delle Entrate, nel senso che la relazione deve essere sufficientemente dettagliata per individuare in maniera puntuale gli interventi che va a realizzare perché poi corrisponda con le spese che vengono sostenute in relazione al bonus fiscale che viene agevolato. Cioè, è chiaro che se quello che io mi è capitato da poco di dire a un tecnico, no? Che ugualmente mi aveva scritto capotto, senza dirmi niente di più. E io gli ho detto: guarda, che a me poco mi importa di quanto è grande il tuo capotto, ma quando poi andrai a rendicontare e a chiedere anche il bonus fiscale, che siano 10, 20, 50 o 150 metri quadri di capotto, se mi permetti, cambia, perché cambia la spesa e quindi cambia anche l'importo della bonus fiscale che stai chiedendo. Quindi ti consiglio, se non per me, che a me poco cambia come comune, scrivi in maniera puntuale, descrivimi l'intervento, ma anche dal punto di vista dimensionale, in maniera tale che poi questo trovi una corrispondenza quando l'Agenzia delle Entrate farà i suoi controlli sul bonus fiscale. E quindi, francamente, non ci vedo un contenuto minimo dal punto di vista dell'istruttoria comunale che, ma più dal punto di vista proprio del bonus fiscale che a noi riguarda fino a un certo punto. Opere realizzate senza presentazione di CILAS sono sanabili? Applico comma 5 articolo 6 bis del DPR 380 del 2001, grazie. Come tutte le CILA, è una CILA e quindi è una CILA se è fatta senza essere comunicata, si applicano le relative sanzioni, compresa per la comunicazione spontaneamente effettuata quando è in corso di esecuzione. Dal punto di vista edilizio, non ho dubbi. Qualche dubbio in più me lo pongo dal punto di vista fiscale, ma francamente non mi addentro perché non è la mia materia. Secondo me, se le spese sono state sostenute prima della presentazione della CILAS, non sono agevolabili, ma non è materia mia. Dal punto di vista edilizio, secondo me, sì, applico la sanzione come per qualsiasi altra CILA. Un'altra domanda: a corredo dell'istanza di CILAS è necessaria la documentazione fotografica? Non direi proprio, la norma, ecco, ce l'ho proprio proiettata in questo momento, quello che ci dice. Consiste nella mera descrizione in forma sintetica dell'intervento da realizzare. Punto. Non sono richieste foto. Ovviamente, se devo acquisire un'autorizzazione paesaggistica, saranno necessarie per l'autorizzazione paesaggistica, ma non per la CILAS. Ancora, ma quali allegati sono obbligatori presentati al comune? Alcuni presentano APE, ante e post-opera, relazione legge 10. Se si fanno interventi in copertura dovrebbero anche essere previsti gli elaborati delle linee vita, ma alcune CILAS non contengono praticamente allegati se non quelli previsti dal modello. Allora, la norma è sempre quella.
L'elaborato progettuale consiste nella mera descrizione in forma sintetica dell'intervento da realizzare. Solo se necessario per una più compiuta descrizione, il progettista può allegare elaborati grafici illustrativi. Punto. Basta. Questo è obbligatorio presentare. Tutto il resto è a discrezione del progettista. Non gli posso pretendere alcun elaborato ulteriore. Mi basta che ci sia una descrizione in forma sintetica dell'elaborato da realizzare. Questo è tutto. Vi ricordo che il DPR 126 scusate, il decreto legislativo 126 del 2016, all'articolo 2, dice che la richiesta di integrazioni documentali non corrispondenti alle informazioni e ai documenti pubblicati, quindi la richiesta di integrazioni di documenti che non sono previsti nel modulo, costituisce illecito disciplinare punibile con la sospensione dal servizio, con privazione della retribuzione da 3 giorni a 6 mesi. Quindi grande attenzione a questo. Se il modulo approvato in conferenza Stato-Regioni prevede che sia sufficiente una mera descrizione in forma sintetica dell'intervento da realizzare e voi andate a chiedergli altro, senza che quest'altro sia necessario per altri titoli abilitativi connessi all'effettuazione di quell'intervento, si ricade in quel caso lì. È un illecito disciplinare punibile con la sospensione dal servizio e privazione della retribuzione. Molta attenzione in questo. Allora, poi qui vedo che entriamo già più nel merito. Una deroga su distanze minime di cui all'articolo 873 del Codice Civile per cappotti e cordoli sismici per interventi super bonus, invece per deroghe alle distanze tra fabbricati di cui al decreto ministeriale 1444 del 68 alle strade, applico il comma 7 dell'articolo 14 del decreto legislativo. Direi di sì, ma mi riservo di verificarmela bene, perché qui stiamo già entrando nel merito di fattispecie istruttorie. Normalmente le superfici di cappotti e cordoli sismici non rientrano, vanno in deroga. Me lo controllo meglio la domanda e rispondo per iscritto, perché non vorrei dire una cosa e poi smentirmi nell'approfondimento. All'articolo 119 del decreto legge 34 del 2020, in conformità con quanto previsto all'articolo 6,1 lettera A del decreto 6 agosto, che recita, fermo restando quanto risposto al comma 3, i soggetti che articolo 4 che intendono avvalersi delle detrazioni relative alle spese per gli interventi con l'articolo 1 sono tenuti a depositare in comune, ove previsto, la relazione tecnica di quell'articolo 8,1 del decreto legislativo 192 del 2005 o un provvedimento regionale equivalente. La suddetta relazione tecnica, qui stiamo parlando della relazione sul contenimento dei consumi energetici. La suddetta relazione è comunque obbligatoria per gli interventi che beneficiano delle agevolazioni di quell'articolo 119 del decreto rilancio. Sì, ok, la deposito della relazione sul contenimento dei consumi energetici è necessaria, ma non è necessario che sia presentata a corredo della scia iniziale. Allora, la relazione tecnica di cui citiamo è necessario che sia presentata nel momento in cui si effettuano le opere sull'impianto termico e può essere presentata, secondo me, anche nel corso di validità della SCIA fino a fine lavori, ma non è un allegato obbligatorio alla CILAS che ne condiziona la ricevibilità in fase di prima ricezione. Non so se è chiaro questo concetto. Non è un allegato della CILAS, ecco, è un allegato che deve essere presentato nel corso di quel intervento edilizio, ma non condiziona la ricevibilità della CILA. Poi rispondo meglio per iscritto. Ape postuma, attestato di prestazione energetica postuma, un'attestazione non può essere riferita a un fatto futuro. È sicuramente non conforme ai principi giuridici dell'attestazione e dichiarazione non serve a nulla. Sbaglio? Francamente me lo ricontrollo meglio, perché sì, però l'attestato di prestazione energetica, in che senso? Postuma è presentata dopo, non può essere riferita a un fatto futuro.
semmai non si può presentare un'ape, non tanto postuma, un'ape, non si può presentare prima un attestato di prestazione energetica riferita ad una cosa che non è stata ancora realizzata. Certo, questo sì. Certo. Questo ne sono abbastanza convinto, nel senso che non posso presentare prima un'attestazione che devo fare invece solo dopo che l'intervento è stato realizzato. Sarebbe come presentare la segnalazione di agibilità prima dell'effettuazione dell'intervento. È chiaro che non si può fare. Io mi fermerei qui, anche perché mi pare di aver passato in rassegna tutte le domande. In ogni caso le vedo con più calma e rispondo per iscritto a tutte. Va bene, allora possiamo concludere. Grazie a Massimo Fuggioni, grazie a tutti, grazie a Stefania Mulas e ci vediamo la prossima settimana. Arrivederci, Grazie, arrivederci. arrivederci.